59esima edizione, più di 1000 espositori, 200.000 metri quadri a disposizione. Ci troviamo al Salone Nautico di Genova. Quest'anno noi di Italian Fishing TV siamo venuti qua per farvi vedere in anteprima le imbarcazioni, i motori, l'elettronica di bordo, diciamo le novità che riguardano noi pescatori sportivi. Andiamo a vedere. Entrando subito sulla destra troviamo la super novità di questo salone nautico. Il cantiere Tuccoli, infatti, come potete vedere alle mie spalle, sta esponendo i suoi modelli di punta di quest'anno. Siamo in compagnia di Paolo Sanguettola, il proprietario del cantiere, che ci dirà e ci mostrerà alcune caratteristiche particolari di questi due modelli che abbiamo alle spalle dedicati alla pesca sportiva. Paolo. Sì, esatto. Sono due modelli che, come potete vedere, per la prima volta sono fuori bordo. Nel senso che noi siamo un cantiere che ha sempre prodotto barche introbordo, però raccogliendo gli input che arrivano dalla tendenza ormai del mercato e non solo del mercato ma dell'evoluzione generale della combustione nella nautica, abbiamo progettato, ideato e proposto queste due nuove imbarcazioni. Il T250 è una novità assoluta, nel senso che abbiamo proprio rifatto interamente la coperta con un central console, e questo su indicazioni anche del pluricampione del mondo Marco Volpi. Il pescatore dei pescatori, che tutti voi conoscete. Esatto, esattamente, che ci ha seguito passo passo nella costruzione della barca, venendo in cantiere assiduamente, dando utili suggerimenti anche a Marco, un altro Marco, Marco Tuccoli, che è il figlio del fondatore del cantiere, che continua a essere a capo della produzione delle nostre imbarcazioni. E poi abbiamo presentato anche i fuoribordo T280, che sicuramente è all'altezza delle aspettative, anche se abbiamo cambiato motorizzazione. Sono barche prettamente da pesca. Che però, ti interrompo un attimo, strizzano l'occhio anche alla crociera, al diporto. Assolutamente sì, tanto più che proprio per venire incontro alle due esigenze sul T250 abbiamo fatto una versione che abbiamo chiamato VM, cioè che sta per Volpi Marco, e l'altra invece che abbiamo chiamato Capraia, che vuole dare quel un po' più che dà quell'aspetto un po' più croceristico, un po' più diportistico, che accontenta un po' la signora, diciamola. Ci troviamo qua in compagnia di Corrado Baldazzi, responsabile commerciale Beneteau Italia. Qui davanti abbiamo la nuova Barracuda 8, una fantastica barca da pesca, e ora ve la facciamo vedere insieme a Corrado. Ciao, benvenuti. Allora, il Barracuda 8 è una barca da pesca, ormai è diventato uno status symbol per il pescatore. Sapete, abbiamo una gamma che va dal 6 metri al 9 metri, poi con dei progetti anche nuovi in futuro che non vi posso dire altro, ma comunque è una barca che sta diventando il riferimento per la pesca. Attorno al Barracuda, Beneteau da anni organizza il Barracuda Tour, che è un evento che si svolge in Francia, in Bretagna, una cosa spettacolare, con oltre 60 barche tutte uguali in oceano, in condizioni a volte molto, molto difficili, ma insomma il feedback che abbiamo dai pescatori è assolutamente positivo e convincente, per questo che continuiamo a crederci e continuiamo a fare questo evento, che ricordo essere un evento di pesca alla spigola, assolutamente no kill, quindi insomma un bello spettacolo. Siamo a bordo del Barracuda 8 per illustrarvi tutti gli optional e i dettagli proprio adatti per la pesca sportiva. Sì, allora, pozzetto molto grande, come potete vedere qui a sinistra la vasca del vivo, quindi possibilità appunto di tenere il vivo, zona comunque confortevole e vicina alle murate per una comoda pescata. Una stazione guida esterna, quindi per avvicinamenti particolari in cui diciamo un optional che non sempre viene richiesto, che comunque ha un suo costo, ma sicuramente molto comodo. Allo stesso modo di questo abbiamo la possibilità di avere un piccolo fly, quindi una torrettina per poter vedere da lontano eventuali prede, eccetera, che è disponibile anche questo in optional.
poi non è solo una barca per andare a pesca, poi è anche una barca che cerchiamo di rendere più confortevole anche per quelle uscite domenicali con la famiglia, per andare a fare una gita, un aperitivo, un bagno. Certo. Una barca che rimane confortevole. Come vedi, grande abitabilità, altezza, grandi vetrate, finestrature che permettono appunto la luce ma anche la visibilità per quanto riguarda il controllo della pesca o dei pescatori che sono nelle varie zone della barca. Non è un vero e proprio cabinato utilizzabile, ovviamente è utilizzabile anche per piccole crociere, però è stato pensato e concepito per la pesca, quindi è una zona di lavoro dove si possono lasciare le esche, le canne, ci si può rifugiare in caso di maltempo, è uno spazio accogliente e grande. Allo stesso modo a prua, come puoi vedere, abbiamo una piccola cabina, in questo caso non abbiamo le cuscinerie perché non sono a bordo, ma ci si può dormire comodamente in due e c'è il suo bagnetto qui a sinistra. Esatto. Ti chiedo un dato tecnico, velocità di crociera? Siamo attorno ai 30-32 nodi. Ok, di crociera, e quindi di punta saliamo ancora. Dipende come è motorizzato, ma può arrivare anche a 38-40 nodi. Con consumi, diciamo, con questa coppia Suzuki? Allora, non voglio esprimermi, però comunque sono motori che sono all'incirca attorno ai 30-40 litri ora a motore. Molto bello e importante appunto per la pesca il passaggio per andare a prua, veramente largo e con una murata che veramente arriva ad altezza ginocchio. Vi facciamo vedere. Come vedete il passaggio per andare a prua è in totale sicurezza, la murata è ben oltre, diciamo è altezza bacino. Sì, altezza bacino, quindi insomma comoda per vedere l'acqua, ma completamente sicura. E a prua abbiamo una comodissima stazione, diciamo postazione, adatta anche per la pesca, oltre che per le manovre, diciamo, più tecniche. Allora, più che le manovre tecniche, che alla fine è solo per quanto riguarda l'uso dell'ancora, del vericello, ma portacanne, quindi possibilità di utilizzare la zona di prua per pescare. Abbiamo, giusto per in accessorio nel kit pesca, anche questi attacchi a stella che permettono di metterci vari tipi di accessori tipici da pesca, quindi portacanna ma anche altre cose, GPS portatili, radio, qualunque supporto possono andare in questo attacco universale. Una postazione quindi da pesca e da lavoro comodissima, con una cuscineria veramente veramente comoda e tutto lo spazio che serve per riporre attrezzature, cime, ancore e, insomma, tutte le nostre migliori attrezzature. Cantiere Joker Boat, siamo in compagnia di Gabriele Giannella su questo bellissimo mezzo che apparentemente sembra un'imbarcazione da pesca, ma non lo è. Quasi. È un gommone da pesca, puoi andare in giro col diporto, puoi fare un poco tutto, insomma portare la famiglia, completo di cuscinerie, e da pesca ci abbiamo lavorato abbastanza, è abbastanza carino. Partiamo dalla poppa, dallo specchio di poppa, Gabriele. Noi abbiamo scelto di lavorare così, nel senso lasciare una poppa ampia, open, per pescare in tre, fare la doccia in due, portare i cani, fare un po' tutto. Nella poppa troviamo una bella vasca del vivo da 110 litri, bellissima, comoda, temporizzata e tutto. Abbiamo dei favolosi cuscini per quando devi fare qualche combattimento oppure hai paura che la figlia va oltre. Abbiamo un lavandino che dopo, se uno vuole, lo usa come lavandino o può riporre oggetti. Portacanne ovunque, T-top solido con le gambe. Abbiamo una console comodissima con sedile che in varie versioni, sia da corsa che da star seduti comodi. Qua sotto, nel gavone, sotto la seduta, si può mettere anche un bel congelatore a pozzo da 54 litri. Abbiamo una seconda vasca a prua amovibile e un'altra vasca a pavimento amovibile. È T-top comodo, si può applicare una vera macchina da guerra per la pesca. Calcola che è bello perché è carellabile gonfio, quindi stiamo nel limite di sagoma dei 2,55. Siamo fuori tutto 6,70 m per 650 kg. Ok, come motorizzazione? Consigliabile 200, quindi perché, come ti spiego? Calcola che da solo faccio 42 nodi. Ok, e noi pescatori ci interessa velocità di crociera e consumi. Nodi, 30 nodi, un litro a miglio.
più o meno 30 nodi, 30 litri a ora. Quindi perfetti per i vostri spostamenti anche più lunghi, e per navigare in tutta sicurezza e velocità. Gambo XL, è consigliabile 200, ecco. Grazie mille Gabriele. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Siamo qui all'interno dello stand Suzuki insieme al direttore Paolo Ilariuzzi, direttore commerciale Suzuki Italia, che ci illustrerà le novità per quanto riguarda il salone nautico e quest'anno proposte da Suzuki. Allora, siccome da ormai un po' di anni il settore della pesca sportiva è predominante non solo in Italia ma praticamente in tutto il mondo, in ogni paese la pesca sportiva è sempre più, come dire, è in espansione, abbiamo chiesto a casa madre di svilupparci dei prodotti che potessero andare nella, diciamo, nella strada di soddisfare le esigenze di chi va per mare andando a, appunto a pesca. Due potenze nettamente diverse, quindi alle mie spalle ci sono un 300 cavalli e un 40 cavalli che in entrambi i casi hanno delle peculiarità che sono uniche nel loro genere. Partiamo dal 300, il 300 cavalli denominato 300B condivide la meccanica del fratello maggiore 350, lanciato 2 anni fa e grande successo ha ottenuto, è un motore ideale per imbarcazioni pesanti, quindi imbarcazioni magari cariche, perché no, di pesce. Apposta proprio per noi pescatori. Esatto, è un augurio ovviamente, che ovviamente dà portanza, oltre che ai cavalli, oltre che alla spinta, ma è eccezionale soprattutto ai bassi regimi. Grazie al sistema di propulsione a doppia elica, planate in tempi veramente brevi, il sistema troll mode, quindi la possibilità di andare al minimo anche per la pesca alla traina, è ovviamente un'opzione su questo motore, quindi devo dire che mi aspetto che il settore lo recepisca molto bene. Non peraltro ne abbiamo messo uno in acqua proprio abbinato a un'imbarcazione Tuccoli da pesca, perché è un abbinamento veramente riuscito. Se scendiamo di potenza sul 40 cavalli, il nuovo 40 cavalli di casa Suzuki si chiama Ari. Ari in giapponese vuol dire formica. Il motore, essendo anche piccolo, però è in grado di spingere anche in questo caso imbarcazioni pesanti, imbarcazioni appesantite, quindi dalla banale uscita domenicale della famiglia o anche all'utilizzo per la pesca, è ideale in quanto grazie al piede generoso e un rapporto al piede molto importante, spinge eliche grosse, quindi potenza copia sin dai bassi regimi. Quindi 40 cavalli possiamo mandarlo e guidarlo anche senza patente. E beh, assolutamente il vantaggio è questo. Noi chiaramente suggeriamo anche per la passione che si può avere per il mare a chiunque di prendere la patente. Certamente chi volesse guidare senza, o anche chi avendo la patente vuole guidare 40 cavalli, è un motore ideale per iniziare con un'imbarcazione di lunghezza fino a 6 metri ed avere tutta la coppia necessaria per godersi appieno quello. Certo, quindi gestibile per tutti e con consumi anche ridotti. Consumi ridotti, perché il 40 cavalli di fatto è leader di mercato per essere il motore più efficiente, 3 cilindri, un sistema Lilburn a miscelazione magra, quindi assolutamente ideale per chi vuol spendere poco, ma molto affidabile perché comunque è un best seller da molti anni in casa Suzuki. Ok, grazie mille direttore. Grazie a lei, grazie. Sono in compagnia del grande mago a bordo di una delle sue macchine da pesca, diciamo, il Master 775 Fishing. Matteo, raccontaci qualcosa di questo stupendo gommone. Allora, diciamo che è uno dei pochi gommoni costruito a misura di pescatore, quindi non abbiamo adattato un gommone a un pescatore, ma abbiamo costruito il gommone addosso al pescatore. Quindi è tutto molto funzionale, dalla vasca del vivo gigantesca col vetro, a una cella refrigerata da tenere il pesce, porta canne ovunque e tutta la comodità che abbiamo su una barca trasferita su un gommone. Vedo, sembra proprio di essere su uno specchio di poppa di un grande fisherman. E diciamo che riporta il fisherman americano con le prestazioni, i risparmi economici di benzina e la stabilità di un gommone. Risparmi economici, raccontaci un po' dei consumi. E questo a 25 nodi fa 11 litri l'ora
e sono 22 litri l'ora a 25 nodi. Quindi grandi velocità, consumi ridotti, perfetto per noi malati della pesca. Diciamo che è quello che ormai cercavano tutti i pescatori, un compromesso tra le uscite settimanali e il portafoglio e la fidanzata, perché a prua abbiamo tutto lo spazio per portare la nostra compagna, perché o si portano a pesca le fidanzate o a pesca non si va più. Importantissimo, bravo. Fondamentale, perché uno che va a pesca tre volte alla settimana, se non porta la fidanzata non va. Alcuni dati tecnici, velocità di crociera, velocità massima. Qua facciamo 25 nodi di crociera, 26, consumando con due motori intorno ai 22 litri l'ora, di massimo fa 40, 42, 45 secondo anche le condizioni di mare, e poi basta, la misura è 7,75 e di larghezza è 2,65 metri. Grandissima velocità di crociera e... Portacanne, vedo, ne hai da vendere. Portacanne ovunque, perché quando una canna a mano, una barca a pesca, devi sempre mettere da qualche parte. Anche sul T-top. Ovunque, ovunque. Grandissima la vasca del vivo, Matteo? Sì, abbiamo fatto la finestra per riuscire a vedere le condizioni dei nostri pesci, che siano sempre in salute, anche per ottimizzare le varie pescate. Quindi per noi era importante creare un ambiente grande dove le nostre esche siano su agio. Cosa carinissima, è nella seduta abbattibile. Abbiamo ricavato un tagliere per salumi, prosciutti e formaggi, perché noi quando andiamo a pesca è una festa. Da buoni pescatori proprio. Da buoni toscani, qua si taglia salami, salsicce, biroldi, eccetera, eccetera. Importantissimo dettaglio. Per noi è fondamentale, perché la pesca, oltre a prendere pesce, è una giornata in compagnia con amici, una giornata da trascorrere in divertimento e serenità, è un po' staccare dalla quotidianità. Stand Raimarin, novità per questo 2019? Allora, la novità principale in ambito pesca, intendiamo, per il 2019 è la famiglia Element. Famiglia Element presente in tre formati, 7 pollici, 9 pollici, 12 pollici, in due differenti versioni. Abbiamo la versione S che ha soltanto la funzionalità sonar, e altrimenti abbiamo la funzione HV che invece ha diciamo il top della tecnologia Raymarine, top della tecnologia che quest'anno viene arricchita anche con un traduttore da 1.200.000 Hz. Quindi posso farvelo vedere nella funzione Down Vision, questa qui è la funzione sonar, perdonatemi, andiamo. Altissima definizione comunque. Altissima definizione, ma non ha visto ancora tutto. Possiamo vedere la definizione del Down Vision. Down Vision in alte frequenze, come sapete bene, le alte frequenze più sono alte, più si disperdono, diciamo, nel fondo. È una tecnologia che va benissimo per i primi 30 metri. Quindi immagino chi effettua una pesca costiera oppure anche un apneista che sta cercando lo spot ideale. Quindi, come potete vedere dalle immagini, la definizione è molto alta. Attualmente vabbè, abbiamo delle schermate demo, però se siete interessati sul nostro sito, sulla pagina Facebook, potete trovare dei bellissimi screenshot di relitti fatti diciamo in diversi spot dai nostri clienti. È un prodotto nato per pesca, diciamo, pesca costiera, barche, è indicato per barche diciamo entro i 10 metri. Le caratteristiche principali sono un'altissima velocità, è molto reattivo. Proviamo a zoomare la carta, parlo della carta perché diciamo... Semplice anche come intuitività, vedo. Eh sì, assolutamente semplice, gode di un tastierino molto funzionale, perché? Perché chiaramente il pescatore usa i guanti e non ne può fare a meno. Pure ha le mani sporche di esche, di sardine, aggiungo io, quindi non potrebbe usare il touch. Però vedete come risponde molto bene. Allora, abbiamo, va bene, la versione S, una promofiera, adesso non parliamo di prezzi, però diciamo, vabbè, parliamo nei prezzi. Il 7 in versione S esce a 604 euro IVATO con carta e traduttore.
ma 604 euro per uno strumento stand alone è un ottimo prezzo, ma in realtà non è uno strumento stand alone, perché a questo strumento possiamo configurare un radar in tecnologia CIRP, quindi il nostro Quantum, e poi può essere anche interfacciato con un autopilota. Quindi a 604 euro, che è un prezzo, diciamocelo, ridicolo rispetto anche al panorama della concorrenza a tutto il mercato, avete uno strumento, un ottimo cartografico, molto veloce, molto luminoso, come potete vedere, che però è uno strumento che completa, diciamo, tutta la vostra... Interfacciabile anche con tutti i radar che offrite? Sì, diciamo, può essere interfacciato con AIS, può essere interfacciato con i radar, no, i radar solo col nostro Doppler, che è quello CIRP, quindi CIRP, tecnologia innovativa, consumi ridotti e soprattutto radiazioni ridotte. Mettendolo sul rollbar, anche molto basso, diciamo, non crea problemi di radiazioni che davano alle precedenti versioni. Inoltre è possibile vedere i dati motore. Andiamo subito alla schermata dei dati motore. Potete vedere dati come pressione dell'olio, temperatura, appunto il numero di giri, poi avrete la percentuale di carburante, il consumo, la velocità. Tutti i dati di motore della nostra imbarcazione. Esattamente, quindi è uno strumento completo. In teoria potete sostituirlo se il motore è dato in NMA, potete anche utilizzare solo questo strumento per avere una plancia bella pulita, perché l'estetica, diciamo, è anche importante. Ok, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Insieme qui a Gianluca Gammardella, direttore commerciale di Sea Game, scopriamo l'ultima nata in casa, appunto, Sea Game, per quanto riguarda la pesca sportiva. Sì, l'imbarcazione è abbastanza già nota e conosciuta un po' al pubblico dei pescatori sportivi italiani e anche esteri. E praticamente la novità oggettiva di questa imbarcazione del Salone di Genova è la dimostrazione della possibilità di personalizzare la propria imbarcazione fatta sulle proprie esigenze di pesca, perché noi come cantiere abbiamo scelto di internalizzare molte lavorazioni e quindi riusciamo a modulare sul cliente, sulle esigenze del pescatore, l'imbarcazione. Quindi ogni pescatore che ha la sua abitudine di pesca può ritrovare nell'imbarcazione Sea Game quello che cerca nella propria imbarcazione. Questo è importante. E... direi di andarla a vedere subito. Saliamo a bordo. Un piacere. Ma mi avevi detto che era una barca da pesca, ma qui vedo cuscineria comoda ovunque. Ma guarda, non è detto che la barca da pesca debba essere per forza spartana. Questa è un po' la nostra filosofia, che richiama poi, ecco, la scuola americana delle imbarcazioni, perché la logica è che una buona barca da pesca è anche un'ottima barca da diporto, non è detto che sia il contrario. Quindi a volte, ecco, è importante vestire nel modo giusto senza far pagare a nessuna delle due passioni, quindi diporto o pesca, nessun dazio. Quindi quando si fa una barca da pesca sportiva polivalente come la nostra, si accontenta poi un po' tutta la famiglia. Esattamente. E qua sotto siamo nella parte di prua, sì. Facci un po' vedere cosa abbiamo. La particolarità della Sea Game è la possibilità di avere un grande spazio dove poter ingavonare tutto il necessario per un'ottima giornata di pesca, ma non sacrificare il passaggio che si può avere totalmente libero della prua. Quindi anche con combattimenti molto importanti con pesci di grosse dimensioni si riesce a muoversi in serenità e in sicurezza, che per noi la sicurezza è veramente una cosa molto importante in barca. Importantissima quando andiamo per mare, quindi libertà di movimento in combattimento, ma anche comodità all'interno per riporre tutto il necessario per la pesca, anche i glu di notevoli dimensioni. Sì, abbiamo sperimentato cose abbastanza importanti come ingavonaggi. Poi certo, la poppa chiaramente della barca ha delle caratteristiche che sono ancora più spinte per il discorso pesca. Andiamola a vedere. Siamo a poppa di questa stupenda Sea Game. E che ci dici per quanto riguarda lo specchio di poppa? Sicuramente lo spazio è la cosa che ogni pescatore ama
di più avere per potersi muovere liberamente durante l'azione di pesca, durante la preparazione chiaramente dell'azione di pesca, e anche più di una persona, quindi non impicciarsi tra persone. La Sea Game in questo senso ha una poppa molto capiente in termini di, diciamo, di quantità di persone e attività da svolgere, e quello che noi amiamo fare è personalizzare l'imbarcazione secondo le esigenze del pescatore, quindi ognuno ha un po' le sue abitudini, e quindi andiamo a magari personalizzare la panca guida con vari allestimenti che possono essere a scelta per la preparazione delle esche. Facciamo in casa dei mobili in starboard che permettono la conservazione di tutte le attrezzature di bordo senza la paura che si possano rovinare nel tempo, perché abbiamo eliminato il legno in ogni sua parte, e abbiamo delle capienti vasche del pescato a paiolo che sono estraibili e quindi facilmente lavabili. Poi abbiamo, ecco, tutta la parte delle vasche del vivo. Che sono due, da quanto vedo. Perfetto, sono due. C'è la possibilità semplice di montaggio del tuna tube o doppio tuna tube, quindi la possibilità di separare le esche in maniera più puntuale. E motorizzazione? Massima motorizzazione 300 cavalli o i due da 150. Ok, velocità di crociera, di punta, ma soprattutto di crociera che interessa a noi pescatori. Ottima velocità di crociera intorno ai 24-26 nodi a circa 3600 giri, dipende dalla motorizzazione, con un consumo medio di 30 litri ora circa, e con punte di massima che superano abbondantemente i 40 nodi. Quindi un'ottima velocità e anche degli ottimi consumi. Sicuramente sì. Per quanto riguarda la plancia, possiamo vedere che è una grandissima plancia, ben rifinita, e lascio la parola al padrone del cantiere. Sicuramente qui rientra in gioco il discorso delle personalizzazioni. Possiamo montare veramente tanta strumentazione e in ogni posto della barca, anche nella parte alta. Gli spazi ci sono, la possibilità anche di muoversi in maniera comoda durante le azioni di guida è importante. Il T-top è un T-top in alluminio verniciato a polvere con diametri anche abbastanza importanti e molto stabile. Poi posso notare che è possibile chiudere tutta la cabina con un tendalino per l'inverno, diciamo. Assolutamente sì, c'è la possibilità di una chiusura invernale totale anche nella parte posteriore, che può essere anche questa modulare, perché le barche da pesca si usano anche d'inverno. E soprattutto d'inverno, aggiungo. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa splendida giornata qui al Salone di Genova. Vi abbiamo fatto vedere le novità per quanto riguarda imbarcazioni, attrezzatura, motori, per noi pesca sportivi che ci interessano maggiormente. E niente, vi salutiamo con questo splendido scenario alle spalle e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti!